Dove nella provincia di Latina. E devo dire che il primo giorno che sono venuto
parlando insieme con Borelli, incontrando l'assessore, si è parlato di due discipline sportive. Prima fra tutte il cricket. Cioè, non è facile per un presidente del Corriere regionale sentirsi dire: presidente, sa, noi vorremmo qui, c'è una squadra, c'è una realtà, tutto quanto, vorremmo inaugurare tempi brevi un campo, arriva del campo di calcio, un campo di cricket. Allora io credo che per chi rappresenta lo sport in questa regione, pensare a parlare di cricket, e quindi vedo alcuni amici in prima fila, credo che già questa è una bella soddisfazione. Abbiamo visto qua in sala diversi personaggi, ne ho meno alcuni, sicuramente mi sfuggerà qualcuno di loro, l'onorevole. Sì, l'onorevole Gianni Giorgi, il professor Giovanni Locasco, Rita Visini, che ha detto alcuni portati saluti tramite Riccardo Viola, il dottore Michelangelo Crispi, che tra l'altro poi salirà qui sul palco, Danilo Cassoni, Rosario Gioia, il cavaliere Antonello Dias, al quale andrà anche un riconoscimento del CONI, il cavaliere Enzo Di Capua, insomma tutti i personaggi che fanno parte un po' della storia della nostra nazione, del nostro sport e della nostra politica. Quindi un grande applauso a questi personaggi, grandi partiti che hanno naturalmente nel 2014. Il CONI Lazio fa un grandissimo lavoro. E Gianluca Cengia, che è un'assessore allo sport di questa cittadina che si muove per lo sport, che ha un'anima veramente sportiva, sa quanto è difficile fare attività. Ecco Gianluca, io vorrei che tu stesso presentassi questo filmato delle attività del CONI Lazio, che io considero attività di successo, perché non è facile, puoi utilizzare anche un microfono che ti dietro di te, non è facile fare attività e tu hai insomma il polso di quanto è difficile ora dietro di te produrre poi quello che è veramente il movimento dello sport. Come presenteresti questo servizio che parla dal CONI Lazio? Ma troppo? Allora, sicuramente quello che dici è assolutamente vero. Il compito più importante lo fanno gli educatori sportivi, ma soprattutto educatori di vita, perché insomma sembra banale dirlo, ma lo sport alla fine ci insegna questo. Quindi io veramente ringrazio, inviando questo video, tutti gli educatori sportivi. Siamo all'interno di Castel Sant'Angelo, questa credo sia una delle più belle iniziative che abbiamo fatto proprio di promozione. Pensate che gli stranieri che quest'estate percorrevano il percorso notturno di Castel Sant'Angelo si sono trovati per 8 serate. Il CONI veramente fa un grande sacrificio per poter promuovere lo sport, no? E voi fate anche un progetto che tiene anche nelle scuole, che è straordinario, perché proprio là nelle scuole è da qualche anno che mancava la presenza dello sport massiccia. Ma innanzitutto non è un sacrificio, credo che sia soprattutto uno degli impegni importanti. Il CONI, visto che non c'è un ministero dello sport, allora a questo punto la promozione deve essere fatta insieme all'attività agonistica delle, soprattutto delle federazioni. Quello che è importante è affiancare la scuola. Proprio in questi giorni vi sta partendo il progetto della scuola primaria di sport di classe e io invito i comuni, tutte le scuole ad aderire a questo progetto, perché significa a poter affiancare gli insegnanti nella scuola primaria. Poi abbiamo altri progetti, un altro di questi progetti di cui siamo particolarmente orgogliosi, e Fabrizio Margari è un meraviglioso testimone a quello dei giovani.
giovani incontrano i campioni. Andiamo nelle scuole secondarie di primo grado, quelle della mia generazione, definiva le scuole medie, e devo dire che qui di campioni non ci mancano, perché, perché sono quelli che prima oggi e sono quelli che fanno parte della storia che dicevamo prima. Quindi adesso partiamo con loro, i veri protagonisti della serata. Ci saranno le stelle al merito sportivo, ma cosa sono le stelle al merito sportivo? Le sentiamo da questa piccola clip di presentazione, appunto, di come si arriva a ricevere una medaglia importante. Stella al merito sportivo, oro, argento, bronzo, concessa a personalità sportive che con la loro attività abbiano lungamente e positivamente servito lo sport e a società sportive che con la loro meritoria azione nel campo della promozione dell'attività abbiano contribuito a onorare e diffondere lo sport. Le stelle vengono insignite, oro, 30 anni di attività per le personalità, 50 anni per le società sportive, argento, 20 anni per le personalità, 30 anni per le società sportive, bronzo, 12 anni per le personalità, 20 anni per le società sportive. La prima stella, una stella argento, prima il presidente lo ha anticipato, c'è un personaggio che noi conosciamo benissimo, che è Carlo Genovesi, che è anche delegato del CIP Lazio. Carlo Genovesi. Medaglia al valore atletico, oro, argento, bronzo. La medaglia al valore atletico ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito risultati sportivi a livello nazionale e internazionale. Il grado della medaglia viene conferito automaticamente seguendo i criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento delle onorificenze sportive del CONI. Bene, allora qui abbiamo Fabrizio, qui abbiamo una medaglia d'oro, è Gianluca Buoio del tiro al volo, premia il campo del tiro, è campione mondiale posta universale. Goodbye, sentence.
insieme a Fabrizio Valgari, naturalmente, anche perché penso che sia l'unica medaglia d'oro.
soddisfazione grandissima e soprattutto prendere questo tipo di medaglie, veramente sono senza parole. Ci teneva fortemente questa atleta ad essere rappresentato da lei. Prego, sono centrale, consegna il premio il presidente regionale Riccardo Viola. Allora, raccontaci un po' questo premio. Ragazzi, molto umile, scusate se non farò emozionare, posso dire che non si ferma davanti a niente, è inarrestabile in allenamento, è una macchina da combattimento. Avete visto tutti in televisione che quello che riesce a fare il suo limite. Peccato l'ultimo il mondiale, insomma, lo abbiamo avversario del minore, anche se alla fine l'ha andato in un coniglio sopra l'India. Però diciamo che stiamo cercando di riprenderci una rivincita e se ci danno una possibilità di andare in America e dimostrare che la boxe italiana c'è e deve essere presente nel mondo. Vuoi aggiungere qualcosa, Presidente? No, voglio aggiungere una cosa, che credo che questa provincia, in termini di campioni di pugilato, ne ha più uno, perché ci sono anche altri campioni. Ecco, io sono contento la parte del consigliato, dall'altra parte di scusurante, perché questo si riferisce al 2013 e fa parte di quelle medaglie, vero Ada, vero, che le abbiamo scovate in certi beati, in certe situazioni che erano lasciate. Le stiamo ritirando fuori giustamente perché, come ha detto prima Chiara, io credo che questi riconoscimenti debbano essere dati e soprattutto debbano gratificare chi ha conquistato questa cosa. Allora, abbiamo 24 medaglie di bronzo. Gabriele Cagna può salire sul palco, campione italiano 8, che anche Cristi deve assolutamente essere qui in prima linea insieme a Fabrizio Valgani. Bene, un po' di musica più. Bene, allora Crispi, una battuta appunto di presentazione per questa atleta. Gabriele, come si vede, è una sua atleta delle fiamme gialle. Lui ha vinto un argento ai mondiali Under 23. Adesso siamo un attimo in stand-by perché dobbiamo. È stato troppo di giorni da all'inizio che fu un problema. Adesso a gennaio abbiamo la visita, quindi. Facciamo le dita, facciamogli un po' caduto perché speriamo di averlo in quadro. Qual è il tocco che volevo fare oggi in occasione di questo ricevimento? La vittoria, vabbè, questo vabbè, è un campionato italiano e no, quindi faccio di. Ringrazio di questo premio e è un piacere essere qua insieme a voi. Di vittorie, oddio, non so, spero. Ma per loro la vittoria è quella che verrà naturalmente, come per ogni campione. Grazie. Naturalmente il bilancio Crispi rimane qui con noi. Adesso salirà la seconda medaglia di bronzo al valore atletico, che è Sergio Canciani. Canottaggio, prima della notte, Sergio Canciani. Sergio Canciani, proprio oggi stavamo commentando insieme a lui il curriculum che ha Sergio Canciani. È una atleta che ha cominciato. Ho iniziato a gareggiare con la squadra nazionale dal 2000. Dal 2000 fino al 2014 è stato sempre nella squadra nazionale. Ha vinto due medaglie d'argento ai campionati europei, ha vinto una medaglia d'argento ai mondiali Under 23, un bronzo ai mondiali Under 23. Ha fatto sempre parte dell'ammiraglia azzurra, dell'otto azzurro assoluto. Non so quante finali mondiali ha partecipato, diciamo in primis c'è la partecipazione olimpica ad Atene 2004, quindi un grande atleta, mi sembra 25 titoli italiani, quindi ecco questa medaglia è più che meritata. Il presidente regionale Sergio Crispi,
Grazie a poco presidente del suo insieme a Cristi. E tu hai visto nascere, ma quasi tutti hai visto nascere. Da questi bambini di nascere, questi magnifici campioni che ha detto, ma soprattutto un sentito ringraziamento ai gruppi militari e a tutti coloro quali per raggiungere certi obiettivi bisogna fare grazie a sentire. Giusto, no, certo, pensi, pareti, molte privazioni, e questo si insegna a vivere a noi. Bene, adesso un applauso naturalmente per il saluto, e poi un altro campione di canottaggio, confermo insomma che la nostra è una terra fertile in questo senso, Luca Di Renza, campione anche lui italiano 8. Luca è un giovane atleta della sezione giovanile, quest'anno e anche altri due anni, un po' di anni fa, è stato il timoniere dell'ammiraglia delle Fiamme Gialle, dell'otto delle Fiamme Gialle, che da per suo incontro non so da quanti anni vince il titolo italiano sul volo. Bene, cosa la tua ultima vittoria? Racconta. La mia ultima vittoria è stata quella nell'otto europei italiani, e ringrazio soprattutto l'equipaggio che mi ha portato per tutta la gara fino all'arrivo, e grazie a loro questa volta non poteva essere vera, che sappiamo fatto questo piano. Mi lega un particolare affetto con Andrea, perché lui fa il doppio pesi leggeri, la barca che facevo anch'io da un po' di anni fa, ma soprattutto una ventina di anni fa. Andrea è un grande campione del Gran Oro, quest'anno è arrivato quinto dei mondiali, ma comunque è qualificato in imbarcazione per Rio. Facciamogli un in bocca al lupo e speriamo che sia una buona anche il futuro. E grazie, adesso continuiamo naturalmente con il la medaglia, la cosa principale, la medaglia, con la fotografia. Molte volte campione italiano e ogni primi che ha ottenuto questi grandi risultati
impatto, però si impatto anche ai ragazzi che a me. Io ripeto, sono Piero e lui ha vinto numerosi campionati italiani. Perciò tanti auguri da me e allenatore, beh, intanto non solo, fate cominciare, deve fare il coach, che deve essere il coach, deve anche un coach. Secondo, credo un carattere particolarmente marcato dal punto di vista della gestione del gruppo, immagino, e ovviamente delle caratteristiche tecniche particolari, perché deve appartenere a quel mondo in cui poi deve gestirsi con una certa competitività. Credo che deve essere sostanzialmente una persona estremamente forte e certamente molto equilibrata, perché poi alla fine, come si sentiva prima, in quello spogliatore commentato con una brillante attore statunitense, alla fine è quello spirito che deve portare. Credo che sono delle cose che, per esempio, come sottolineavamo prima ampiamente in Michelangelo, per il discorso dell'auspicio per l'altro segmento importantissimo del regno del vantaggio, è proprio questo spirito complessivo che deve portare il gruppo, non è tanto solamente singolo quanto la cosa del gruppo e il lavoro di più. Bene, adesso salirà Roberta Fiorini, campionessa italiana K4 e Roberto, il regista, un'altra voce fanciulla sul palco. Bene, premia naturalmente il tuo guardato. Foto in mezzo, foto e naturalmente non ci faccio una pubblicità anche il mazzo di fiori. Allora, cosa, no, due parole le devi dedicare a questo premio. Niente, volevo ringraziarvi, grazie. Teniamo presente che è premiato per le campioni come campionessa italiana, ma è stata in passato anche campionessa mondiale di Maradona, perciò è bene ricordarlo. Luca, insieme al ragazzo che lo seguirà, sono stati i primi atleti della canoa canadese italiana che hanno seguito risultati internazionali e sono andati in medaglia in competizioni internazionali, perciò è doveroso presentarli. Io farei salire anche, così accorciamo i tempi, il presidente con i regionali che deve tornare a Roma per motivi naturalmente politici, Luca Collinco, salito Daniele Santini e Marco Veglianti. Lascia veramente il segno del cuore di ogni atleta per poter partecipare.
che ci mancano di più? Sì, oddio, noi siamo 3 anni che stiamo lavorando, la squadra si sta qualificando, siamo a buon punto. Il problema è prenderci quel posto in squadra, sono 4 posti, siamo tutte lì, diciamo che è dura, un sogno, cerchiamo di farcela, altrimenti lavoriamo per le prossime, ma ce la faremo. Foto? Martina ha avuto la precedenza. E adesso la Boab premia il sindaco. Foto, musica motivante. Bene, grazie. Allora, adesso ci sono le ultime 4 medaglie di bronzo, che sono Alex Sambucci, Simone Crescenzi, Michele Crudetti e Mario Pisaldi. Giocaci, perché naturalmente andiamo agli aggiornamenti in diretta. Io non voglio fare la scena per Luigi, però ho conosciuto il papà di Alex, che è fuori, ed è il signor Giorgio Sambucci, che invitiamo sul palco. E gli dirà il premio per il figliolo, poi invitiamo Simone Crescenzi, invitiamo anche Michele Crudetti, bronzo, ed è rappresentato dalla moglie Palmina. Mario Pisanti, sempre il bronzo 2013, ritira il premio Forcina Giuseppe. Invitiamo a salire sul palco. Dato che sono le ultime medaglie, anche il presidente Riccardo Viola partecipa alla premiazione. Il marito ha preso le difficoltà, no, è un piacere che ci sia, sicuramente sì, però ci dispiace, insomma. È il cricket club Bottiglia, Gabriele Zanoni, che tra l'altro consigliere nazionale CONI e vice segretario della Federazione Italiana Cricket. Perché noi parlavamo prima di integrazione sociale e loro hanno veramente fatto un gesto che ha confermato che lo sport va oltre ogni barriera, oltre ogni frontiera. C'erano dei ragazzi che scavalcavano la scuola per andare a giocare a cricket, da quando c'è la Bottiglia Club non scavalcano i ragazzi indiani la scuola, ma sono dei punti di forza del club di Bottiglia, che è diventata una delle società più importanti nel mondo del cricket italiano. Quindi un complimento particolare a Zanoni e al suo gruppo. Ringraziare innanzitutto il CONI, il presidente Viola, il presidente Mancari, perché ci hanno dimostrato affetto e attenzione. E le società sportive si nutrono anche di queste attenzioni. Poi naturalmente ringrazio Gianluca Ceggia, che è l'assessore allo sport, ma anche socio fondatore del Bottiglia Cricket Club, e il sindaco di Gianluca Bonillo, e naturalmente anche la Federazione Cricket Italiana, Carlo Pereira, il vice segretario nazionale, perché ci stanno vicini e ci aiutano questo percorso di integrazione e sport. E poi voglio ringraziare il direttivo del Cricket Club, che lì è seduto in quinta fila e che lavorano solo per realizzare questo gioco di sport. Grazie a tutti. Prego. La federazione è un consigliere anche del CONI. Diciamo una bassa voce, questo qua siamo così no, palcoscenico al cricket, questo, no, a parte gli scherzi, la federazione dice grazie,
grazie al CONI, in questo caso regionale, al CONI provinciale, vice grazie al Comune, nella persona del suo sindaco, grazie all'assessore, grazie alla città di Pontinia, grazie al territorio. E questo è il classico esempio di quando si fanno le cose insieme, in sinergia, con l'aiuto di tutti le cose funzionano. In Italia si ha a volte il rischio che ci si perde, però se c'è la volontà di fare le cose fatte bene insieme si hanno dei risultati positivi. Questa è una società che è nata, se non sbaglio, a maggio, e io vi posso dire che questa società, mi sembrerà strano, però a gennaio manderà un suo atleta agli allenamenti delle squadre nazionali di cricket. È un grande piacere essere qui in questa città. Io ci passavo così di rimando. Nella zona devo dire che la centrale è fantastica, anche per la sistemazione natalizia che avete messo a punto recentemente. Non comprendo per quale motivo io sono, poi qualcuno forse mi spiegherà perché sono qua, perché il sottoscritto ha semplicemente ricevuto una richiesta. Io sindaco, ho la fortuna di avere, la fortuna per me, ma la sfortuna per lui, di avere colto l'amicizia negli ultimi 3 anni di questo gentiluomo, che oltre che essere un sottufficiale, un maestro, uno zio un pochino vicino, anche un simpaticone, per cui stamattina alle 08:00 all'apertura del tesserino era già da noi. Quindi sono contento di avergli dato una mano per questa assistenza minimale all'allestimento. Non so perché sono qua, vi confesso. L'unica cosa che so è che quest'estate, ad un certo punto mi è stato detto, abbiamo idea di far evolvere le nostre iniziative locali, se non sbaglio, partendo dal web e tutto quanto il resto, in un'attività concretizzata sì, nell'area di Sabaudia, presidente, correggimi se sbaglio. Io sto improvvisando perché in realtà non so il motivo per cui mi sta dicendo questa cosa qua, ma in ogni caso continuiamo. Questa cosa è andata avanti, abbiamo aperto le porte al centro sportivo Riviera di Sabaudia, che conoscete immagino perché è centrale sul ponte, e abbiamo avuto la fortuna di vedere delle flotte di ragazzi, di bambini, diciamo adolescenti, un range d'età abbastanza variegato, che sono stati tra di noi, tra le papere, quegli simpatici uditori che si chiamano nutri, che a cui non piacciono, eccetera, eccetera, che si sono trovati benissimo. Questa cosa chiaramente a me ha arricchito tantissimo la stagione estiva, perché è sicuramente una cosa estremamente positiva, tant'è che ho manifestato la nostra disponibilità, poi non so se sarà molto meno, questo poi sarà gli altri più preparati di me, più sportivamente solidi di me, eccetera, eccetera, per un eventuale proseguo futuro. E lui si è trovato a un certo punto con varie discipline sportive, quindi abbiamo pure spiegare quali erano le discipline sportive che provavamo, cioè lui era rimasto a quelle classiche 2 o 3, gli abbiamo detto questa è la scheda, questa è l'altra, questa è la palla a mano, questa è il tiro con l'arco. Ma credo che il comandante si sia entusiasmato nel vedere questi giovani. Siamo partiti in sordina, abbiamo avuto un grande successo. Mi dicono che già ora le persone si stanno preparando per il prossimo anno, quindi faremo un discorso superiore e poi abbiamo un'idea, che dovrebbe, quella di lanciare anche un'idea di un residenziale. Questa ci pensiamo un attimo. Perché? Perché credo che questi ragazzi che hanno l'opportunità di seguire questo centro estivo, al termine di questo percorso, credo che possano trarre una bellissima esperienza. E a proposito di questo, io devo fare i complimenti al gruppo delle Fiamme Gialle, perché sempre lì a Sabaudia hanno ospitato 20 ragazzi di una scuola particolare, quelle che sono definite le scuole a rischio di Sapienza Roma. E questi ragazzi per una settimana sono stati ospiti del gruppo e sono tornati entusiasti da questa esperienza. Questo è il modo per mettere insieme lo sport, la scuola, i gruppi sportivi, altre cose, e fare squadra. E allora, quale migliore occasione, visto che parliamo di EduCamp 2015, già dovevamo consegnare al termine di EduCamp, ma deve esserci un'occasione più bella e più importante. E allora, cara Elias, grazie per questa grande opportunità che ci hai dato. E grazie anche per quello che c'è stato successivamente, perché in questo periodo ci siamo inventati un'idea di sketch emozionale di sport in cui i ragazzi delle scuole una mattina andavano a visitare degli impianti sportivi, e sono due scuole, credo, sono venute lì
per vedere la... Ecco, io credo che sono tanti momenti emozionali che si riallacciano al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quello di dire fate sport, iniziate un percorso sportivo, allora poter visitare un impianto del genere e stare a contatto con i campioni di cose è la più bella cosa. Quindi grazie per quello che hai fatto.